veramente difficile. Sì, è chiaro, siamo due società con una grande tradizione planotistica e quindi poi quando si entra in acqua questa carica simbolica si fa sentire, insomma. Ma ieri sera avevate qualche cosa in più da spendere? Chiaro, avevamo seguito anche un buon centinaio di supporter che si sono fatti sentire e quindi ci hanno dato la carica quel giocatore in più che ci ha portati poi a vincere anche nella Tana del Lupo, insomma. Ecco, Lugano Pallanuoto, vediamo subito una breve scheda. La storia della pallanuoto parte da molto lontano, da quando un gruppo di nuotatori, si era nel 1928, decise di divertirsi in acqua con la palla. Ma era solo un diversivo al nuoto. Più tardi vennero i mitici tempi degli Oggioni, Gasparini e Baldissera per arrivare ai grandi momenti dal 70 al 73, quattro scudetti vinti, per una squadra voluta dal presidente Bustelli. Via Messico arrivò a Lugano Nico van der Voet, olandese, capocannoniere alle Olimpiadi, e per gli altri, organi in testa, furono dolori. Da quel momento il Lugano è rimasto al vertice con l'Orgen e anche con il Ginevra e i titoli nazionali da 4 sono diventati 11. Nessuno in Ticino ha mai vinto tanto. La nuova via è indicata da Miro Gagliaš e Branko Jovanović, due croati che hanno portato il loro verbo vincente alla nuova covata dei ragazzini terribili che ieri sera sono riusciti a zittire l'Orgen. Brian Frischneck, se vince un campionato svizzero ci sarà sicuramente un premio, al di là della medaglia. È chiaro, il premio è a livello, diciamo, personale, di soddisfazioni personali, ma c'è anche un premio a livello più materiale che è l'orologio. Quest'anno il presidente ci ha regalato un orologio a testa, è chiaro che è sempre una grande soddisfazione comunque. Ecco, vedete, un orologio, tutta una stagione di difficoltà per un orologio. Umberto Martinelli è lo straniero, uno dei due stranieri del Lugano. Straniero un po' atipico, fa parte della regione insubrica, viene agli allenamenti in motoretta e ha forse solo il rimborso spese. Sì, esatto, ho solo il rimborso spese e utilizzo la moto perché per problemi di traffico e riesco ad arrivare molto più velocemente a Lugano e comunque mi è servita molto per temperare il fisico, visto che l'acqua del Lido è abbastanza fredda e sono uno di quelli che soffre meno l'acqua. Ecco, ieri ad Orgen l'acqua era forse calda. Andiamo a vedere qualche immagine anche di questa partita. Tra l'altro Umberto Martinelli ha segnato il primo gol dell'incontro, è sempre un gol importante, dopo che l'Orgen, e lo stiamo vedendo, aveva fallito una ghiotta occasione. Umberto Martinelli, spaziavi sempre lontano negli angoli, anche dietro, sempre cercando di tirar fuori i difensori. Sì, ad esempio l'azione del primo gol era uno schema studiato in settimana ed è riuscito molto bene perché in quella zona gli avversari curavano molto, molto di più l'altro Imre, Totte e Goran Jovanović e quindi ho avuto uno spazio adeguato per poter tirare. E mi è andata bene. E ti è andata bene nel primo gol di una partita che poi è stata difficilissima, risolta praticamente nel quarto tempo con l'Orgen che non è mai stato rassegnato a perdere questo incontro, ha cercato tutti i mezzi direi per cambiare la situazione, poi vedremo anche, c'è stata una protesta, hanno deposto un protesto sull'esito di questo confronto. Intanto stiamo vedendo i festeggiamenti del Lugano che ha vinto l'11° scudetto della sua storia, una cosa molto importante. Ecco, di solito nella pallanuoto, ma non solo nella pallanuoto, basta bloccare gli stranieri e si blocca la squadra. Non è il caso per contro il Lugano, poiché lo straniero ieri ha fatto il suo lavoro, non Martinelli ma Toth, mentre il grosso peso è stato portato da Frischneck e da Goran Jovanović, che è un ragazzino di primo pelo ma dal tiro molto forte. Sì, ma noi, io e Brian abbiamo concluso a rete, però tutta la squadra ha manovrato la palla proprio per segnare e io e Brian abbiamo concluso, però anche Imre e Umbe non sempre, però si vede che hanno anche loro due nelle prime partite hanno fatto tanti gol. Ecco, Goran Jovanović, non so dove sarà il tuo futuro, io penso a Lugano o penso magari all'estero, poiché fai già parte della nazionale giovanile croata, sì. Hai il doppio passaporto, svizzero e croato, mi sembra. Sì, sì.
e quindi devi stare un po' attento. È chiaro che qui c'è la soddisfazione di vincere i campionati, magari poi anche l'Italia si interessa a questo ragazzo cresciuto al Lido di Lugano, anche l'Italia si interessa, lì ci sono ovviamente altre soddisfazioni che non la cenetta dopo la partita. Sì, però per ora dovrò finire il liceo e poi in futuro si vedrà. Ci sono strade o in Italia oppure, non so, tornare giù in Croazia a giocare con la mia ex squadra oppure rimanere in Svizzera. Rimanere in Svizzera con Lugano e vincere ancora molti altri titoli. Torniamo alla partita di ieri sera. C'è stato un momento nel quale forse Lorgen ha capito che la partita stava scivolando di mano. Brian Frisnek ha segnato un gol bellissimo e l'allenatore ha protestato. Possiamo vedere le immagini di questa rete anche per tranquillizzare gli arbitri e chi ha depositato il protesto. Questo è il gol di Frisnek, il gol del 4-3. Se non sbaglio, era un gol importante. Poi il portiere, che ha giocato 2 anni a Catania, 2 anni in Spagna, quindi un grosso personaggio, ha detto che la rete era rotta, che il pallone è passato da Tergo, c'è stato un protesto, l'allenatore dell'Organ non si è comportato nel migliore dei modi, vedete che sta discutendo con il papà del nostro ospite Branko Jovanović. Qui possiamo rivedere, è gol, non si capisce bene perché l'Organ abbia protestato. Brian Frisnek. Sì, si vede dalle immagini, si vede molto bene che ho fintato sul primo palo, il portiere è caduto e poi c'era lo spazio per metterla sotto le braccia del portiere ed è entrata. Chiaramente poi dopo l'attenzione e tutte queste cose, ognuno gioca poi... Sono anche trucchetti per girare magari, esatto, le partite, si giocava fuori casa. Tira l'acqua al proprio mulino, insomma... Ecco, l'impressione della partita di ieri sera, era molto difficile avvicinarsi alla rete dell'Organ, anche perché c'erano le braccia di questo portiere. Goran Jovanović, tu eri lì davanti, poiché Todd, Frisnek e Martinelli stavano più lontani. Sì, io ero più davanti, però anche a me hanno qualche colpo proibito, c'è stato. Però, Con quel portiere anche magari la paura di tirare, non so cosa, potrebbe portare un giocatore a non tirare. Ecco. Comunque 3 reti Goran Jovanović e 5 reti, mi sembra, Frisnek, 1 rete Martinelli. Martinelli è stata una gran serata. Sì, certamente. Poi soprattutto vincere Organ dà una sensazione particolare, visto che è la società più blasonata in Svizzera. 25 titoli. Ma che negli ultimi anni l'abbiamo battuta parecchie volte e ci siamo tolti parecchie soddisfazioni. Ecco, vieni da un campionato italiano, quindi in passato eri in Italia. Come giudichi i giovani del Lugano? Ci sono molti, non solo Goran Jovanović. Ma sono molto forti perché lo dimostrano i fatti e i fatti dicono che in un campionato italiano giovanile stanno giocando molto bene, battono diverse squadre e che il futuro c'è. Ecco, l'importante è curarlo e sapere che dietro abbiamo un vivaio molto forte e bisogna curarlo. Ecco, l'importante è quello. Ecco, adesso il campionato è finito, vi vedo già pronti a partire. Goran Jovanović non era sicuro di venire, già pronto a partire per le vacanze, ma la pallanuoto si gioca d'estate. Sì, però adesso andrò giù in vacanza solo per riposarmi, basta, pallanuoto. Senza palla. Senza palla. Ecco, si conclude qui questa breve chiacchierata con la pallanuoto. Siamo in chiusura, la stagione calda porta sempre le novità dell'hockey. È sbarcato oggi a Dagno il nuovo straniero del Lugano Hockey.